1980, mentre tutta Italia non vede o fa finta di non vedere, mentre Milano diventa la Milano da bere, mentre l'economia riparte dopo la crisi, mentre l'Italia rincoglionisce davanti alle prime TV private, in Sicilia la mafia scana i cristiani come le bestie, per strada, davanti a mogli e figli. Perché quando lo Stato e la società civile ti lasciano solo, la mafia vigliacca ti dichiara guerra. Eppure, Paolo Borsellino, il 25 giugno 1992, un decennio dopo la mattanza, ad un mese esatto dalla morte di Giovanni Falcone, dice che per la Corte di Cassazione la mafia non esiste. Per la Cassazione bisogna ancora discutere se il reato di associazione mafiosa esiste o non esiste. Violante, presidente della commissione antimafia, parla addirittura di revisione dell'articolo sull'appoggio esterno a Cosa Nostra, che è un cardine fondamentale della lotta alla mafia. Borsellino dice che ci sono dei Giuda che hanno tradito. Dice che Falcone è stato ucciso prima moralmente nel silenzio delle istituzioni e poi dal tritolo della mafia. Dice che se il pool antimafia deve morire davanti a lui. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.